L'uomo, non sapendo che il suo mondo è la sua coscienza individuale manifestata, si sforza invano di conformarsi al parere degli altri, piuttosto che conformarsi all'unica e sola opinione esistente, il proprio giudizio di se stesso. Cambia la tua concezione di te e automaticamente cambierà il modo in cui vivi. Non cercare di cambiare le persone, esse sono solo i messaggeri che ti dicono chi sei. Risvegliati dal sonno della condanna e metti alla prova il principio della vita. Smetti di giudicare gli altri e di condannare te stesso. Non combattere contro il tuo problema. Il tuo problema vive solo fin tanto che sei cosciente di esso. Distogli l'attenzione dal tuo problema e dalla moltitudine di motivi per cui non riesci a raggiungere il tuo ideale. Concentra interamente la tua attenzione sulla cosa desiderata. Riesci tu, di fronte all'esercito di motivi per cui una cosa non può essere fatta, a stipulare serenamente un accordo secondo il quale invece è fatta? Sei in grado tu di diventare consapevole che la battaglia è vinta? Rimanere tranquilli è la profonda convinzione che è fatto. Non importa ciò che sia ascoltato o visto, tu rimani impassibile, consapevole di essere vittorioso alla fine. Tutto ciò che è richiesto a te, che cerchi un cambiamento, è di elevarti al livello di ciò che desideri. Senza soffermarti sul modo della manifestazione, registra che è fatto, sentendo la naturalezza di esserlo. Qualsiasi distruzione apparente è risultato di un cambiamento di coscienza. La coscienza realizza sempre lo stato in cui dimora. Lo stato da cui la coscienza si stacca sembra distruttivo per coloro che non hanno familiarità con questa legge, ma questo è solo preparatorio per un nuovo stato di coscienza. Afferma che sei ciò che vuoi realizzare. Tu devi accettare senza riserve il fatto che possedendo, sentendo una cosa nella coscienza, hai comandato la realtà che la fa entrare in esistenza in forma concreta. Anche con il più potente sforzo di volontà non puoi forzare nulla esternamente. C'è un solo modo in cui puoi comandare le cose che vuoi ed è assumendo la coscienza della cosa desiderata. Devi essere assolutamente convinto di un collegamento ininterrotto tra la realtà invisibile e la sua manifestazione visibile. L'accettazione interiore deve diventare una convinzione intensa e inalterata che trascende la ragione e l'intelletto, rinunciando completamente a qualsiasi credenza nella realtà dell'esterno, se non come riflesso di uno stato interiore di coscienza. Quando realmente comprendi e credi queste cose, avrai costruito una certezza così profonda che nulla può scuoterti.